Nicole, vedi? Mi ricordo me 37 anni fa. Qua ho iniziato che avevo 18 anni. Se non fosse stato per l'equitazione, non l'avrei scoperto quel mondo del vino. Ti ho fatto le due cose che ho respirato da bambino. Quindi, il cavallo e il vino. E adesso tu stai trovando una tua dimensione, quindi devi trovare le tue risposte, Nicole. Quando sei piccolo, quando hai 13, 14 anni, hai pieno possesso delle tue forze, qui stai dando lo sviluppo comunque. Ero un ragazzo possente e quindi dare una mano a tuo padre ti sentivi un eroe perché sono figlio di genitori anziani. Come primo lavoro ho fatto il fotografo nelle scuole materne e poi 2-3 anni guadagnavo un sacco di soldi, ma ne spendevo di più di quello che guadagnavo. Ho fatto l'istruttore di equitazione, ho iniziato a fare gare di equestri all'età di 20 anni. Quando sono andato per le prime volte quindi a fare gare nazionali in Toscana, e lì poi ti trovavi in albergo con gli altri cavalieri, poi magari ti trovi a cena e dici no, quello sceglie un barbaresco, quello un barone, io che devo scegliere, la birra, io non bevevo un bicchiere di vino, e inizia a bere. Da quel momento mi è scattata la scintilla. Allora poi quando tornai dalle gare dissi no, voglio iniziare di nuovo a fare il vino. Quando ho avuto successo con primo premio, cioè una bottiglia, una gara, primo premio. Quindi dicevano tutti quanti, ma siete la fortuna del principiante. Poi iniziai, no? E quindi iniziarono a venirmi a trovare dei giornalisti, questi pensavano di trovare la cantina, quindi il garage sotto casa di mia madre. Allora mia madre tutta contenta che il vino, io stavo facendo il vino, no? Allora, quando ebbi questo successo, feci un vino strepitoso, però non finiva la fermentazione. Quindi avendo avuto successo, poi andai al Viniter, mi chiedevano ma chi è l'enologo, chi è l'enologo? Ma l'enologo, vabbè, chiamai un amico, dice qual è, non è che mi puoi prestare un enologo, devo dare un nominativo, magari mi viene a fare qualche analisi, così, colà. Allora me lo fece conoscere, un allievo di Cotarella. No, dice Nicola, questi vini se vuoi che finiscono la fermentazione, devi comprare dell'uva più acerba, la devi mischiare. Mia madre disse a me in dialetto, cut quello. Non capisce niente, non capisce niente. Ha sentito un enologo impazzita tua madre? Sì, ma la rabbia, con rabbia l'ha detto. Tu fai come ti... Poi conoscendomi che ero ribelle, cioè mi sapeva prendere. Certo. Ma disse, tu fai una cisterna come dice l'enologo. È una cisterna come dico. E come dici tu? Ricolma quasi la cisterna. Ok. Il mosto buono, sono due cisterne, una la colmi quasi, la lasci stare. Insomma, la cisterna che mi ha detto mia madre, riserva, tre bicchieri, un successo. Quella dell'enologo, aceto, da quel momento. E la so portata al Vinitoli, credimi, ti faccio vedere le foto. Belli. Allora, al Vinitoli, tutti si portavano le belle ragazze. Mia madre, 85 anni, bellissimo. Al Vinitoli. Qui notiamo una cosa molto bella che hanno fatto i miei genitori. Vedi il piede franco. Oh, ed è spettacolare, bello. Perché la cosa stupenda che è che questa è la madre. Questa, vedi, avrà 40 anni, 50 anni, 60 anni. E questo è il figlio, no? Viene preso un ramo dal ceppo madre, viene piegato a terra. Piegandolo a terra è sostenuto con un bastoncino qui. Basta un anno, si formano le radici giù e inizia a produrre dopo due anni. Come una nuova vita. Però l'unica cosa, alcuni tagliano il sostegno della madre. Io non l'ho tagliato perché comunque la madre gli dà... Non continua a dare nutrimento? Nutrimento e saggezza, quello che ha lei. Invece se tu lo fai per talea è un nuovo ceppo. Quindi loro stanno sempre a contatto. Bravissimi. Perché tu non hai tagliato e quindi continui a dare. Stanno invecchiando con la saggezza della madre. Bellissimo. Adesso man mano che ci avviciniamo in quella zona vedremo che c'è un solo superstite di vecchi alberelli.
e secondo molti che l'hanno visto è un prefillossera, perché è stato protetto da questa grande roccia. E quindi è tutto massa, è tutta pietra. L'unica differenza, riescono a vivere questi alberelli perché è una pietra calcarea dove se vi avvicinate al muretto, vi faccio vedere, è molto fragile. Guardate, è piena di buchi, vedi? Quindi una pietra dove la radice va a infilarsi, riesce a infilarsi anche a bucarla. Le radici hanno trovato il loro habitat, si costruivano un piccolo trullo, che questa è, perché comunque c'erano dei giorni dove non riuscivano a finire i lavori e quindi dovevano stare qui il giorno dopo, successivo, quindi dormivano nel trullo. Spettacolare, questo è bello perché così è la storia. Terroir. Il famoso terroir che tutti decantano, Terroir, terreno. Quello che ci dà il terreno. Territorio, e questi francesi ci hanno proprio colonizzati. Entriamo nella storia di Acquaio delle Fonti. Quella è la chiesa di Sant'Angelo. Quindi il primo vino che ho fatto porta il nome di Sant'Angelo. Questa è casa dei miei genitori. Dove abbiamo. Quindi stai portando proprio alle due di radice. Alle due. E qua ha iniziato a fare il vino. Partiamo da zero. Quindi immagina, quando hanno aperto questo pub, qui il sabato sera, 300, 400 ragazze e ragazze, io là col torchio a divertirci con gli amici. Mi facevi pure lo show. Quello che non avevo capito dell'esperienza di mia madre nel mondo del vino, l'ho capito tardi, però ho cercato di recuperarlo il più possibile. Quindi ogni persona che veniva qui ad assaggiare i vini, la portavo sopra da mia madre, gli facevo conoscere mia madre. Ed è stato spettacolare. Ma anche quando ho avuto l'ischemia cerebrale. Però lei, appena gli parlavo del vino, appena vedeva me, parlavi del vino, e cioè, ho portato un cinese e lei parlava, nonostante l'ischemia, inglese. Credimi, una cosa, c'ho le foto, che tu se le vedi, dici. Si riaccendeva. Sai un motore quando è spento, poi tu ti vedi, dici. Che è sta storia che manda il vino a Trump? Ha mandato il vino a Trump, sì? A Casabianca, non a Trump. Ma quando c'era lui in... Certo. Hanno fatto sì, le festività. Come siete arrivati in contatto? Lucky Young. Cioè, ma questa taglia queste cose, Non rompere le scatole. Allora, io non penso, cioè, se uno va in America da 15 anni, si va a fare le fiere del gambero, va là, va a fare gli eventi nei ristoranti, prima o dopo ti capita l'occasione. Quindi è capitata un'occasione dove cercavano un vino per le festività natalizie, avevano scelto un francese. Mio amico gli disse, guarda, abbiamo questo mascherone che è una bottiglia che costa $7, quello non assaggiò, dice, vabbè, dacci 2000 bottiglie e 20 casse di Barbato. Da là... E vai di Barbato pure in America. Bellissimo. Però eravamo presenti. Quindi abbiamo scavalcato i francesi, abbiamo scavalcato. Sì, e cazzo, quella è la più grande soddisfazione. Pure qua ci siamo riusciti. Cioè, per me sono fiero di aver raggiunto un risultato. Che sei arrivato cioè, dalla terra. Anche prendere questa mano, io non mi sarei mai permesso di. Cioè, e scaricare un po' dell'adrenalina. Vedi, lei, con un anziano come me, sarebbe mai venuto in macchina. Hey, subito it's bad. Il concetto che ti sei fatto, il produttore poverino che va là, inizi, trovi una persona, non registrate però queste cose, arrivano, dicono, penso che trovo un contadino, un poveraccio, no?
che dove ti deve far pena, che quasi quasi gli fai il filmato, lo rendi famoso perché ti fa pena. Okay. No, io sono orgoglioso di essere un tamarro. Un tamarro, difendo la mia categoria e posso avere anche la macchina sportiva. Okay. Fatta in serie, sì, non è la Ferrari, ma quello che faccio con questa, la Ferrari non lo potrebbe fare. Ma perché California? Perché pago di meno le tasse. Fai le coccole alle due piante. No, lo fa la musica, lo fa Mozart, le note basse di Mozart, io che devo fare? Io ci ho messo solo l'idea. Ecco qua. Questa me l'ha insegnato Almo Bubolotti, quello di Masterchef. Non mi sa che piano piano. Dolce dolce. Tu, se vuoi le auto, 100 euro di pagare. Mio padre, Chiaro Monte, mia madre, Montenegro, di cognome. Cioè, come erano i loro cognomi, così erano loro.